Buongiorno, ci si rincontra. Saluto i colleghi docenti delle scuole che sono collegati. Ribadisco che non c'è da preoccuparsi per chi perde questo incontro perché, essendo videoregistrato, c'è l'opportunità poi di riascoltarlo in seconda battuta nel momento in cui si creerà l'occasione di poter ascoltare il brano e lo troverete in quel famoso Padlet che presumo stiate incominciando ad operarlo e quindi a impararne i trucchi di accesso, di funzionamento, di poter riascoltare, scaricare eventuali materiali e quant'altro. Bene, oggi in realtà vi devo annunziare che tenteremo una sperimentazione nuova. Ne ho parlato soprattutto con la collega che collabora con me su questo, sull'elaborazione dei contenuti, la professoressa Rachele Castro, che è firmataria di questo documento insieme a me, e che vi ritroverete presente nel prossimo incontro perché vi illustrerà come costruire delle comunicazioni efficaci, in quanto, come voi sapete, come forse vi hanno accennato i vostri insegnanti, voi alla fine di questo percorso potete, non è un vincolo, ma ce lo auguriamo che lo facciate, vi impegnate ad elaborare dei contenuti che sono, come dire, a valle di questo percorso etico, formativo, culturale sui temi soprattutto, diciamo, ambientali e territoriali. Allora, oggi io dovevo parlare, come dire, del percorso SANA. Innanzitutto è un acronimo che lo chiariamo subito, vedete, lo stiamo coniugando in questo momento, salute, ambiente, natura, alimentazione, sono quattro temi che camminano fortemente correlati fra loro. Cioè l'alimentazione è un argomento estremamente serio, la qualità dei prodotti discende da un terreno fertile e sano, da un ambiente quindi, come dire, pulito, e tutto questo si traduce nella nostra salute. Se vogliamo stare lontani dai medicinali, dobbiamo essere attenti quindi a un ambiente sano che ci restituisce elementi naturali sani e che ci automaticamente ci mette nelle condizioni di poter avere un'alimentazione corretta e come dire, conseguente in maniera positiva alle aspettative di benessere che tutti i cittadini dobbiamo saper coniugare. Allora, se voi andate sul Padlet, su questa bacheca elettronica, troverete del materiale sull'ape e il miele. È una navigazione, lo dico soprattutto non per quelli che già sono dagli altri anni e che quindi sono, come dire, preparati a tutto ciò, lo dico soprattutto a chi ci sta seguendo quest'anno per la prima volta. Quindi andate su questa bacheca elettronica, aprite i relativi file e potete, come dire, fare una navigazione culturale e scoprire il mondo delle api, che è un mondo straordinario, incredibile. Il prodotto per eccellenza è il miele, ma questo è un termine che abbiamo dato così riduttivo, ma scoprirete che l'ape ci regala ben altro ed è peraltro un vettore preziosissimo per tutta una serie di conseguenze. Pensate un po' anche semplicemente al polline, se qualcuno non sa nemmeno cosa sia, un'occasione in più per andare a fare questa navigazione meravigliosa e scoprire tutto un mondo che ruota attorno all'ape. Ape, un protagonista incredibile, un protagonista che viene, come dire, ricordato da film, da documentari, nei francobolli, nei romanzi, dappertutto, perché è un insetto sociale,
un insetto persino eusociale, importantissimo, e insieme alle termiti e alle formiche sono tre insetti che sono delle civiltà antichissime, sempre che siano anche più antiche della civiltà dell'uomo, quindi siano venuti sulla Terra prima di noi, e che hanno messo, hanno realizzato dei meccanismi ormai, geneticamente consolidati, straordinari. Per esempio le armi indotte a livello biologico, soprattutto le termiti, qualcosa di incredibile. La stabilizzazione termica di un termitaio, il considerare che una termite cieca e molle possa realizzare una struttura resistentissima che la possiamo aprire soltanto con la dinamite. Ragazzi, sono cose incredibili, sono cose che devono stimolare la vostra curiosità e vi dovete attrezzare in tal senso. E proprio in tal senso noi oggi volevamo introdurre un tema: la vite e il vino. Innanzitutto perché? Intanto la vite scopriremo che è un protagonista incredibile, straordinario. La vite è un qualcosa che ha una dimensione storica incredibile, quindi lo possiamo leggere dal punto di vista storico. Il prodotto per eccellenza che ci restituisce la vite è il vino, a meno che quel grappolo d'uva bellissimo che vediamo lo vogliamo portare a tavola, cioè lo vogliamo mangiare in quanto tale, che va pure altrettanto bene. Sul mondo del vino si apre un qualcosa di incredibile. Qualcuno potrebbe rimanere sconvolta da questa proposta perché dice: ma qui ci sono dei ragazzini che ancora non hanno l'età, non dovrebbero bere il vino. Attenzione, una cosa è la cultura e la conoscenza e le straordinarie implicazioni. Una cosa è giustamente anche un'educazione all'uso corretto e contenuto ragionevole prende del vino quando un giorno avrete l'età adulta e se vorrete avvicinarvi al vino fatelo ovviamente con criteri di buon senso e di saggezza. Allora, noi qui oggi vi lanciamo una sfida simpaticissima che ci auguriamo che tutti voi accogliate e che inverte i ruoli. Voi siete preparati qui per ascoltare tutta una chiacchierata da parte mia sulla vite e il vino. Quindi il mondo, come dire, della vite e il mondo del vino come prodotto per eccellenza. Bene, discutendo appunto con la collega Castro, abbiamo deciso di invertire i ruoli. I docenti sarete voi. In che senso? Nel senso che facevamo una riflessione. Questo meccanismo di videocomunicare indubbiamente è incredibile, straordinario. Voi pensate, un insegnante agisce in una singola aula e quindi quello che vi racconta, quello che avviene, si svolge strettamente con i componenti di quella classe. Quanti siete? 10, 20, 30, quello che sia, prende soltanto quel gruppetto beneficia e poi il docente deve ripetere tante volte quante sono le classi su cui porta il suo contributo. Noi in questo momento siamo in collegamento con tanti altri istituti, con tante classi sparse peraltro per la Sicilia, quindi immaginate se noi dovevamo spostarci e andare presso ognuno dei vostri istituti, presso ogni vostra classe, sarebbe stata un'impresa pressoché impossibile, sicuramente avremmo abbandonato. Cosa viene meno in questo processo? Quindi questo è un vantaggio, ovviamente, di cui io in questo momento racconto e voi ascoltate in qualunque parte della Terra vi ritrovate. Ci risulta in quest'anno che c'è in collegamento persino qualche istituto e qualche classe, prende, che non è nemmeno siciliana, figurarsi. Allora, ragazzi, cosa viene meno in questa vicenda? Questo è un vantaggio che raggiungiamo tante classi, ma c'è uno svantaggio che, per esempio, se volessimo mettere all'impiedi un qualcosa un po' da laboratorio, come dire, di coinvolgimento diretto da parte vostra, verrebbe meno. E qui chiediamo due cose. Uno, ovviamente, l'aiuto dei vostri insegnanti, ci aspettiamo chiaramente che ci sia una collaborazione preziosa in tal senso, ma soprattutto chiediamo il vostro impegno.
E qual è l'impegno? Quello di invertire i ruoli, nel senso che sarete voi i protagonisti, per esempio, di questa tematica. Noi vi abbiamo dato un esempio, quella dell'ape. Il personaggio ape l'abbiamo affrontato noi e l'abbiamo coniugato in infiniti modi. Il personaggio ora vite, e quindi il vino come prodotto per eccellenza, il caso precedente, come avete visto, era l'ape e il miele, qui invece la vite è il prodotto per eccellenza, il vino, lo mettiamo nelle vostre mani. Sarete voi a costruire un PowerPoint bello, anche più bello di come lo facciamo noi. Sarete voi a costruire una narrazione, lo farete elettronicamente perché non dobbiamo sprecare carta che è preziosa, e ci aspettiamo che siate voi, come dire, gli insegnanti e ci date prova della vostra capacità e sensibilità. Cosa ci aspettiamo da tutto ciò? Ci aspettiamo da parte vostra la presa di coscienza di quanto sia importante fare una ricerca, perché tutto questo comporterà ricerca, quindi spostare anche la logica non passiva, ma quella di un laboratorio dove tutti voi, siamo certi che potete accedere a un computer, vi potete organizzare e con l'aiuto delle vostre stesse famiglie, ne sono certo, e soprattutto dei vostri insegnanti, ci aspettiamo che arrivi a noi un documento permesso. Chiaramente vi indirizziamo noi. Allora, la prima curiosità che ne discende è: ma quanti argomenti si possono affrontare sul tema della vite e il vino, così come è avvenuto per le api? Vi abbiamo raccontato il loro ciclo di vita, abbiamo raccontato le tipologie di api, i ruoli che svolgono, e la fama che ne discende delle api, il riporto dai francobolli alla letteratura, alle curiosità, ai prodotti e non al singolo prodotto, i tanti tipi di miele. Quindi, come vedete, un elenco veramente notevole che ruota attorno alla vita dell'ape. Ora vi farò scoprire quanti capitoli, quanti argomenti, fra quanti argomenti ognuno di voi si potrà sbizzarrire. Resterete sicuramente colpiti, non vi aspetterete sicuramente di quante situazioni possono essere, come dire, affrontate con riferimento al tema proprio della vite e del vino. Facciamoli insieme, incominciamo. Allora, immaginate per un attimo che vi organizzate e quindi volete sostanzialmente dividervi i vari capitoli di questa ricerca. Quindi questo PowerPoint che voi state ora vedendo con me, avrete modo praticamente di rivederlo e di utilizzarlo come strumento di lavoro, ve lo ritroverete, come vi dicevo, in quella bacheca elettronica che porta il nome di Padlet, e servirà da linea guida. Cioè, ognuno di voi, dal singolo studente a una classe, questo ovviamente lo lasciamo nel potere del docente, e di potervi organizzare come meglio ritenete, potete scegliere infinite tematiche. Allora, guardate, quando parliamo di vino, stiamo parlando di un mondo, veramente di un mondo, c'è solo l'imbarazzo della scelta di quante tematiche. Sapete quante città del vino ci sono? Vi invito a scoprirlo, ce ne sono tantissime. Ovviamente ce ne abbiamo, per esempio, anche alcune importantissime e prestigiosissime in Sicilia. Questo progetto, voi sapete, che parte dalla Sicilia. In questo momento in linea ci sono prevalentemente scuole siciliane, ma qualcuna non è siciliana. Quindi vi invito a documentarvi. Quindi chi vorrà fare una ricerca, ci sono le famose città del vino. Sono delle città che chiaramente il territorio giustamente insiste praticamente con culture prevalentemente vitivinicole. Ci sono zone della nostra Italia altamente vocate, indirizzate all'uso del, come dire, della viticoltura, e quindi è chiaro che queste città possono fregiarsi del titolo città del vino. E guardate che questa attenzione
con un momento conviviale scattò persino nel 1986. Molti di voi ancora, come dire, forse quasi nessuno era nato a quella data. Tanti sindaci, vedete qui c'è un riferimento, il 21 marzo del 1987, 39 sindaci d'Italia si riunirono a Siena per dar vita al concetto di città del vino, con tutta una serie di ricadute non solo culturale, ma anche di natura economica e gestionale, di attenzione attorno al tema del vino. E questo, per esempio, è un capitolo della vostra ricerca. Qualcuno di voi potrebbe essere affascinato e si vuole attrezzare, vuole fare una ricerca, scoprire quanti sono, quali sono, cosa fanno, come si organizza. Quindi vedete, dietro ogni slide che io ora vi presento, c'è tutto un mondo su cui vi potete sbizzarrire. Andiamo avanti. Le cantine. Allora, la cantina più grande del mondo, Milesti Mici, non vi dico nemmeno dov'è, non è in Italia. Ecco, cos'è? È una cantina incredibile, chilometri e chilometri di gallerie, un patrimonio di vini conservati in maniera eccezionale all'interno di questa struttura. Quindi sul mondo delle cantine... Si rivede. Cortesemente dovete chiudere i microfoni, cortesemente chiudete i microfoni, grazie. Quindi vi dicevo, chi si vuole sbizzarrire sulle cantine si apre un argomento incredibile, straordinario, veramente importante, anche perché non solo di cantine ne esistono tantissime, ne abbiamo anche di importanti anche nella nostra Italia, sia ben chiaro, ma perché le cantine devono rispondere a tanti requisiti. Alcuni vengono considerate persino delle cattedrali, figuratevi che alcune sono talmente belle queste cantine che sono diventate quelle soprattutto anche storiche patrimonio mondiale dell'umanità, dell'UNESCO. Quindi fate una ricerca, cosa fa l'UNESCo, perché, come dire, stabilisce che diventano patrimoni mondiali dell'umanità. E sono realtà spessissimo realizzate sottoterra, ovviamente, che devono rispondere a dei requisiti di bioclima specifico, importantissimo per la corretta conservazione dei vini, per l'affinamento di grandi vini, quei vini che si prestano praticamente a diventare vini storici, praticamente conservati negli anni. E c'è tutto un mondo incredibile. Alcune di queste cantine sono talmente bellissime e straordinarie che sono oggetto persino di visite guidate, vengono realizzate con delle strategie ben precise, insomma, ecco, si apre un mondo. Anche questa, per esempio, è una tematica che può essere oggetto di un, come dire, un capitolo che può essere affrontato da voi. Ora, poco a poco, procedendo nella mia chiacchierata, arriverete alla conclusione che stiamo costruendo un libro virtuale di cui stiamo definendo i capitoli e sta a voi di riempirli di contenuti con ricerche mirate. Musei del vino. Tutti sappiamo che esistono i musei di arte, non c'è città, soprattutto poi della nostra bella Italia, che non abbia qualche museo, anche musei particolarissimi, caratteristici. Chissà, lo sapevate che esistono anche i musei del vino? Forse qualcuno ha avuto di voi l'opportunità di visitarli. Alcuni sono pregevolissimi, sono molto belli, qui sono riportati alcuni musei, persino non italiani, e anche per esempio invece dei musei squisitamente italiani come la Casa Vinicola di Zonin, siamo nel Veneto, prende famosissima, ma ce ne sono di altre molto belle. Quindi lascio a voi questo tipo di ricerca e capacità di fare proprio popolare il capitolo dei musei. Le sagre famose, fortemente correlate con le città del vino, ma non solo, ma non solo. Guardate qui sotto Vini Milo. Milo è un paesino etneo. Guardate, guardate, qui si parlava di 37ª edizione, vi assicuro che è una
edizione già superata, praticamente, dico, di alcuni anni fa. Quindi i vini Emilio già saranno arrivati e forse anche superati la 40ª edizione. Significa che da 40 anni c'è questa sagra. Nelle sagre sono occasioni per far apprezzare i vini. Coincidono quasi sempre col periodo della vendemmia e sono e hanno un senso ovviamente di grossa propaganda, ma è una propaganda popolare molto bella che coinvolge praticamente tante tante persone. Mi risulta che sui vini Milo, praticamente nel caso specifico, praticamente sulla nostra Etna che ci regala dei vini pregevolissimi, apprezzati in tutto il mondo, e spesso arrivano flotte di persone, praticamente, dico, quindi sono delle sagre molto sentite e in quell'occasione si apprezza non solo la bontà del vino, che è l'attore per eccellenza, ma si gustano anche tante altre prodotti tipici della terra locale, quindi sono delle esperienze molto belle. Quindi vedete, guardate poco a poco, quanti argomenti stanno uscendo attorno al mondo dei vini. L'argomento vino è celebrato anche nei film, sarebbe celebrato anche nei romanzi e quant'altro. Vi invito a vedere, lo potete fare anche con le professoresse, con i professori, con i vostri insegnanti, Il profumo del mosto selvatico. È un film stupendo, molto bello, che merita di essere visto. Praticamente una storia d'amore, ma tutto ruota attorno a questa, come dire, piantagione bellissima, stupenda, a questo vigneto straordinario californiano. Negli ultimi anni ci sono dei vigneti californiani che sono diventati incredibili, di altissimo livello. Ci sono delle aziende talmente importanti che ci sono ormai dei treni che navigano attraverso queste strutture per poterle andare ad ammirare. Quindi chissà che un giorno più grande con i vostri genitori, con i vostri amici, avrete l'opportunità di andare ad ammirare questi luoghi incredibili, straordinari, molto belli. Corsi e master. Ragazzi, cosa farete da adulti? Ci si sente dire: io farò il medico, io farò l'ingegnere, io farò l'architetto, io farò l'avvocato. Potreste anche scegliere di perfezionarvi in una scuola enologica, si dice, dove, e vi posso assicurare che c'è un boom praticamente di iscritti. C'è un boom di iscritti, praticamente, sono proprio università a tutti gli effetti del vino, con corsi di laurea e con master. Quindi vi potreste anche documentare in tal senso e prendere un eventuale indirizzo. Voi direte: ma per fare cosa? Ebbene, se continuiamo a vedere questa mia rappresentazione, vi accorgerete di quante cose. Ecco, una prima cosa che potete fare potreste fare un sommelier. Cos'è un sommelier? Sommelier è una professione ormai a tutti gli effetti, organizzato sotto forma anche di associazione italiana. Sono dei corsi estremamente impegnativi, importanti, e queste figure non solo si accompagnano nell'ambito di ristoranti importanti per suggerire i migliori accoppiamenti a ciò che uno vuole gustare come pranzo o come cena, ma sono anche persone preziosissime che si trovano soprattutto impegnate presso le varie enoteche per poter accompagnare la realizzazione, perché uno studio complesso, pluriennale, mettere a punto un vino. Ci si può lavorare per anni e anni, rovinare anche delle partite prima di raggiungere lo scopo di un vino ben preciso, di uno spumante ben preciso. Quindi il ruolo del sommelier è una figura chiave strategica che ha una grande conoscenza dei vini, ne conosce tutti i segreti,
e quindi è una persona, è una professione, ragazzi. Qualcuno può decidere nella vita di fare, per esempio, il sommelier. Ma continuiamo con le curiosità. Quando vi invito ad andare in un supermercato e cercare, prende, la sezione dei vini, molte etichette sono banali, ma alcune etichette sono incredibili, straordinarie. Qui, per esempio, ho rappresentato tre etichette centrali. Questi sono vini veri che esistono, peraltro siciliani, proprio sulle falde dell'Etna, la cantina Alcantara, un riferimento all'area di pertinenza del fiume Alcantara. Noi siciliani conosciamo il fiume Alcantara, ma credo che sia anche famoso al di là della nostra Sicilia, perché è un fiume incredibile per le sue caratteristiche, le sue peculiarità, che peraltro è anche una riserva fluviale protetta, quindi che merita di essere visitata anche per le sue formazioni, soprattutto geologiche, vulcaniche particolarissime, degne di attenzione. E queste etichette sono pluripremiate. Ragazzi, l'attrazione di un'etichetta gioca. Una etichetta di effetto invita il potenziale, per chi non conosce questo vino, può valutare di comprarlo anche in nome della curiosità proprio prodotta da questa immagine particolare e vincente. I cavatappi. Vi verrebbe di pensare che potete costruire un capitolo sui cavatappi e scoprire un mondo incredibile. C'è anche un museo dei cavatappi, non vi dico di più. Andate a cercare, andate a vedere, prende, le curiosità attorno ai cavatappi, le strategie, fino ai cavatappi anche elettrici, automatici, prende, di ultima generazione. C'è tutto un mondo, veramente. Potete fare una navigazione internazionale, potete ricostruire, prende, alcuni pezzi, prende, sono di una pregevolezza, di una bellezza incredibile. Di una documentazione iconografica con degli accenni storici. Anche questo, vedete, è un capitolo importante. Le guide dei vini. Quando io cercai per voi per costruire anni fa, chiaramente, perché queste sono un po' datate, alcune slide, veramente, era l'anno 2010, come si può notare, era una costante, molte di queste guide vengono aggiornate con cadenza annuale e le ritrovate ogni anno. C'è tutto un mondo, alcuni libri sono bellissimi perché non hanno quell'aridità di un banale elenco, ma sono ricchi di tante altre informazioni all'intorno che ne fanno proprio una guida turistica enologica bellissima. Proprio quello che sto dicendo, e che apre un mondo che si chiama enoturismo, dove enologica è la prima parte, quindi il turismo sui vini, sul mondo dei vini, sul mondo soprattutto di produzione. Oggi non c'è regione d'Italia, siccome l'Italia con tutti i suoi bioclimi offre tanti siti di eccellenza, alcune regioni sono più vocate, quindi hanno molte più realtà di altre. Anche in Sicilia, per esempio, che abbiamo una bella produzione di vini di alto pregio, molte cantine sono organizzate, molte aziende sono organizzate per le visite, quindi si può andare e si scoprono delle cose veramente straordinarie, si apprendono, come dire, tante curiosità, tanti segreti spesso, praticamente, che uno non immagina, e diventa anche un modo culturale di apprezzare al meglio tutto questo mondo. Un'altra cosa, quanti di voi sanno distinguere un vino generico che potrebbe essere qualcosa di veramente sgradevole, persino anche pericoloso, se vogliamo, perché esistono, scopriremo nell'elenco anche le sofisticazioni dei vini, fino ad arrivare ai migliori vini,
con sigle molto importanti, capirne il significato. Cosa significano dietro queste sigle? Intanto riconoscere un IGP, riconoscere un DOP, riconoscere un DOCG. Cosa sono la denominazione di origine protetta? Cos'è un'indicazione geografica protetta? Qual è più importante? Beh, qual è più importante un pochettino questa piramide, chiaramente ce lo indica, ma chiediamoci il perché, cosa c'è dietro, perché è importante conoscere queste sigle. Già diventano delle sigle che ci tutelano praticamente nella scelta, nel momento in cui non conosciamo quel vino, ma andiamo più sul sicuro ai fini della qualità. Quindi importante è questo aspetto praticamente da portare avanti. Se abbiamo dubbi, esistono dei software. Tutti siamo attrezzati, figuriamoci se voi non siete tutti con uno smartphone. Se scaricate per esempio quest'app, app Vivi Vino, e puoi conoscere tante curiosità su quel dato vino. È sufficiente che avvicinate, se avete scaricato l'app Vivi Vino, potete leggere, fare leggere al telefonino la copertina di quella bottiglia e tutto ad un tratto potere scoprire tante informazioni. C'è un patrimonio di database incredibile. Molto probabilmente al 99% troverete quel vino di cui volete sapere delle informazioni. Guardate i numeri incredibili, colpisce che cosa? 250 milioni di etichette fino ad oggi. Questo vi dà la misura di che mondo gira attorno al vino. 209.000 aziende vinicole rappresentate. Al solito anche questa è una slide, come dire, datata, e quindi certamente è un numero in divenire, quindi il numero sarà ancora più alto di quello che stiamo vedendo. Quindi se uno, come dire, tra virgolette, è ignorante, cioè non sa di quel vino e si vuole documentare subito prima di comprarlo, anche perché ci sono vini che costano, prima di affrontarlo lo fa con cognizione di causa, con l'aiuto per esempio di quest'app. Ma per un attimo spostiamoci un attimo al protagonista. Abbiamo visto un pochettino il mondo, cosa la vite ci restituisce come opportunità. Ancora non abbiamo finito. Ma mi sta colpendo, ragazzi, quanti capitoli potete, come dire, popolare di contenuti nelle vostre ricerche. Ora passiamo un attimo al protagonista, alla vite, e vediamo un po'. Intanto cerchiamo di costruire una forma di carta d'identità, di saper conoscere le infinite parti. Guardate qui, voi vedete un esploso con le varie parti di un acino, prende, e persino i nomi delle varie parti di come si articola un singolo alberello di vite prente con tutte le sue componenti, scoprire quante vite esistono, scoprire da prodotto biologico qual è la vite, tutte le necessità che la vite reclama per poter vivere al meglio. La vite risponde bene se c'è un clima favorevole. Ogni pianta, ma anche noi umani, abbiamo bisogno, come dire, di trovarci in un contesto favorevole, e quindi parlare di piovosità, di temperatura, di raggi solari, la durata del periodo, come dire, di insolazione da cui discende vini più o meno robusti, più o meno leggerini. Quindi tutta una serie di aspetti connessi prende alla viticoltura. Come lo impiantiamo? Partiamo da un terreno nudo, ci sono infiniti modi che oggi tengono conto soprattutto poi della raccolta del frutto, e quindi ci sono tanti modi di allevarli. Alcuni si prestano se sono su un pianoro e quindi il processo è facile, ma spessissimo, come si vede da questa immagine,
se abbiamo un sistema gradonato, ovviamente bisogna mettere a punto delle strategie ben precise. Quindi se volete fare una ricerca sui tipi di allevamento della vite, vi potete sbizzarrire. Mi verrebbe di pensare che personaggi famosissimi, qua i ragazzi sicuramente stanno tutti riconoscendo Angelina Jolie, Brad Pitt, voi sapete che hanno una tenuta in Francia importantissima, stiamo parlando di qualcosa di 500 ettari, vi comunico che 500 ettari sono un'enormità, loro sono ricchissimi, prende, e c'è un vino rosé che hanno realizzato, che è un vino di eccellenza, che costa, che è importante. C'è poi un altro personaggio, Sting, cos'è? È un cantante, lo dovreste conoscere pure, che vive ormai in Toscana, lui si allontana solo per le sue tournée canore, prende, ma ha investito le sue ricchezze che vengono dalla sua attività di cantante, prende, nella terra di Toscana. Lui adora la Toscana, l'ha eletto casa sua e produce anche lui dei vini, si è messo a fare il viticoltore. Quindi sono, come dire, dei personaggi che ci fanno riflettere. Qualcuno ama di voi la storia? Allora, vuole iniziare persino dai tempi mitologici, andare indietro nel tempo. Si può fare proprio una ricerca attraverso la letteratura, praticamente, quindi vino e letteratura, vino e mitologia, quindi andare indietro nel tempo. Scoprire tutto un mondo che naviga tra il sacro e il profano, anche questo è estremamente, diciamo, importante, praticamente. Lo sapevate che i greci ci tenevano ad annaffiare i loro pranzi luculliani con i vini, chiaramente, e iniziavano anche loro, oggi va molto di moda l'aperitivo, anche loro avevano un aperitivo che ovviamente era un vino trattato, mischiato con una componente di miele, con delle spezie, cosa che si è conservato fino ad oggi. Questa è una bottiglia che ricalca praticamente un po' il percorso dell'aperitivo greco-romano, il mulsum, e che è proprio un vino, come dire, costruito, ma di vini costruiti ne abbiamo tanti, che cioè non è soltanto vino. Se noi pensiamo a tanti vini, noi abbiamo per esempio nella zona siciliana il vino per esempio alle mandorle, ecco, quindi sono aromatizzazioni che si possono, come dire, portare avanti. Qualcuno che vuole fare di voi l'avvocato, vuole incominciare a studiare subito, perché non inizia ad affrontare le leggi, fa una ricerca delle leggi sul consumo del vino e andando indietro nel tempo scopre delle cose particolarissime, oggi impensabili. Nel passato, per esempio, era vietato alle donne bere il vino. Lo ius osculi era un'affermazione ben precisa che se l'uomo baciava la moglie per scoprire che aveva bevuto, praticamente era di una gravità estrema, era un qualcosa che non andava fatto, praticamente. E guardate che già dai tempi dei romani c'era la cultura del bere in maniera, come dire, senza eccedere, senza esagerare. L'abbinamento del vino. Qui ritorna la figura del sommelier. Vi ricordate il sommelier, la professione? Quanti di voi faranno i sommelier? Il sommelier, per esempio, mi deve aiutare, deve suggerire. E lo può fare in infiniti modi. Lo può fare scrivendo anche un libro. Lo può fare, prende, ovviamente, in un locale dove dà dei suggerimenti. Lo può fare nella stessa azienda, quando vengono quelle visite, il famoso enoturismo, vedete come tutti questi eventi si incontrano fra le varie parti, diventano interessanti in tal senso. Perché? Perché abbiamo tanti vini per tanti accoppiamenti. E ovviamente sbagliare l'accoppiamento è un po', come dire, rovinare quel pranzo, a maggior ragione se è un pranzo importante. Attenzione, alcuni vini lo sono stati e lo sono in maniera minore ancora oggi, praticamente, diciamo,
anche preziose per usi terapeutici, come digestivi, come disintossicanti. Per esempio c'è il Rezzina, che ancora esiste, praticamente porta il nome anche di un vino resinoso che troviamo ancora per chi va in Grecia, vuole cercare questo vino, lo trova, praticamente dico, e porta proprio l'etichetta del Rezzina. Quindi chi si vuole sbizzarrire su questo tipo di ricerca, questo è un altro capitolo di questo libro che io spero, con il coinvolgimento di quanti più ragazzi, di quante più classi, diventa veramente corposo, e sono certo, ne parleremo ora col presidente dell'associazione CEA Messina, che è, come dire, il motore di tutta questa operazione di futuri cittadini responsabili, persino per pubblicarlo. Mi piacerebbe trovarvi autori di questo libro o di queste slide, così come li sto proponendo a voi. Quello che io sto proponendo a voi non è la discussione che c'è dietro, vi sto proponendo dei capitoli. Quindi questa slide che oggi, questa videoproiezione che vi sto facendo, non è altro che un elenco dei capitoli su cui vi dovete lanciare per dare tutta una serie di informazioni. Attenzione, la vite. Non abbiamo finito, ci sono tante altre cose di cui dobbiamo parlare. I nemici della vite. Purtroppo nella vita tutti abbiamo dei nemici. Cosa volete studiare? Volete studiare un insetto, la fillossera, che è stato un regalo che ci venne dall'America? Vogliamo studiare invece un fungo, la peronospora? Non vi svelo nulla, documentatevi. Mi aspetto invece da voi una bella discussione con tutta un'iconografia di immagini, di fotografie e quant'altro su questo insetto, cioè sulla fillossera, o su questo fungo. Non pensate che i funghi sono soltanto macroscopici, visibili. Ci sono tanti, tanti funghi, alcuni bruttini, altri meno bruttini e invece preziosi. In questo caso la peronospora purtroppo è bruttino, prende, fa più danno che altro. E attenzione, perché spesso poi questi insetti, questi funghi, non è che colpiscono solo la vite. Quindi mi aspetto da voi tutta una serie di informazioni. Vi verrebbe di pensare che potreste anche specializzarvi nella viticoltura di precisione. La precision farm sta diventando proprio una scienza, letteralmente, e sta consentendo delle automazioni, dei servizi, non solo per la vite, che meritano di essere affrontati. Anche questo è un campo di letteratura dove mi aspetto delle informazioni da parte vostra, una documentazione, e vi vorrei far notare cose che sicuramente vi colpiscono. Guardate, queste proprio sono degli utilizzi con questi droni che ormai sicuramente tutti voi conoscete, dove con un drone non solo ci si può giocare, ma si possono fare delle cose molto, ma molto importanti, e non semplicemente delle banali fotografie. Perché? Perché possiamo agganciare a droni, soprattutto di tipo professionale, dei sensori speciali che diventano preziosi, che riescono a leggere là dove non legge nemmeno l'occhio umano. Per esempio lo stato di salute presente di un vegetale, nel caso in questione della vite, quindi tutto un mondo che merita di essere affrontato. Tutta questa chiacchierata guarda strettamente all'uva. C'è il mondo di trasformare quest'uva in vino. Vi volete sbizzarrire su conoscere tutto il processo? Guardate che il periodo va sotto tutto questo processo, la famosa vendemmia. La potete leggere in infiniti modi, come avveniva nel passato. Qui ci sono alcune immagini del passato. Vi assicuro che erano bellissime. Io ero un ragazzetto, io sono molto più grande di voi, ormai sono in pensione, e io me li ricordo da ragazzetto, quando andavo nelle aziende vitivinicole e assistevo alla vendemmia. La vendemmia era una festa. Ecco, per esempio, se voi vedete quel film che vi suggerivo, vedrete da quel film come la vendemmia era appunto una festa. Il film è veramente laconico in maniera veramente straordinaria, bellissima, cioè merita di essere senz'altro vista. E qui ci sono tutti i vari passaggi. C'è il momento della pigiatura, ecco,
questa è la pigiatura che ormai, oserei dire, è persino fuori legge, igienicamente anche quota parte discutibile, ma nel passato era così. E oggi tutto questo avviene con sistemi totalmente automatici, estremamente importanti. La diraspatura, cos'è questo termine così strano? Il raspo è come dire il grappolo 2 dove abbiamo tolto gli acidi, cioè l'ossatura, lo scheletro nostro corrispondente, lo scheletro di un grappolo 2 si chiama raspo. Quindi ci mangiamo, come dire, gli acini, quello che rimane è il raspo. E quindi il raspo bisogna toglierlo. Bisogna toglierlo perché potrebbe arrivare a rovinare, come dire, proprio il sapore, la bontà del vino. E c'è tutto un mondo. Oggi chiaramente anche questo processo che nel passato avveniva a mano, immaginate, oggi è totalmente automatizzato. E poi inizia tutto un processo, la fermentazione, che è un laboratorio chimico dove entrano in gioco, prendo, ecco, una categoria buona, utile, preziosa, i saccaromiceti, che sono sempre funghi, nel caso specifico è la categoria dei cosiddetti lieviti, che non solo sono preziose per il vino, sono preziose per il pane, per tanti altri, come dire, prodotti veramente, quindi vi potete sbizzarrire e conoscere tutta questa serie di situazioni. Poi c'è il processo della stabilizzazione, guai se non si va a una stabilizzazione e ci giochiamo il vino, cose che succedevano nel passato un po' per mancanza di strategie, un po' chiaramente per ignoranza, e dobbiamo soprattutto a Pasteur, praticamente, che brevettò la pastorizzazione che creò quel processo di blocco, di prezioso, come dire, bloccaggio, fondamentale, perché sennò il vino tenderebbe, come dire, a rovinarsi, perché è un qualcosa di vivo, come tutte le cose vive nel suo processo dinamico, tenderebbe a, per arrivare fino a delle cose molto importanti, molto delicate. Non tutti i vini si prestano, ma la maturazione è d'obbligo, ma l'invecchiamento è un qualcosa di incredibile, e andate a documentarvi e scoprirete che è un processo complicatissimo che avviene spesso anche su molti anni, dove si devono fare alcune operazioni, dove le bottiglie o il contenuto del vino dentro le botte deve maturare su un intervallo temporale ben preciso, che è frutto di esperienze e di situazioni varie. Un protagonista per eccellenza, il mosto, cos'è? Perché è importante, le sue caratteristiche e quant'altro. Ma vedete ragazzi, ma quanti capitoli dovete scrivere? Non uno di voi tutti questi capitoli, sarebbe una follia. Organizzatevi e ci aspettiamo prendere una serie di informazioni. Attenzione, il mosto non è detto che esca bene. Possono succedere, quando voi vi sentite dire, pensate alla cosa più stupida, praticamente, quando qualcuno dice, ma il vino quest'anno è diverso dal vino dell'anno scorso. Meno male, quindi stiamo parlando di vino genuino, quantomeno. Quindi la tendenza, ci sono operazioni che tendono a correggere, praticamente, il mosto per portarlo a quelle caratteristiche. Ma siccome è un qualcosa di vivo, chiaramente di anno in anno le condizioni climatiche, tutta una serie di aspetti al contorno, lo modifica prendere nelle sue caratteristiche. Quindi si apre un mondo incredibile. Esistono correzioni che la legge consente di fare, ma esistono anche correzioni prendere che vanno al di là dell'ecito, e allora a quel punto chiaramente quelle si chiamano invece sofisticazioni, che possono diventare pericolosissime. Come si vede da questa signorina qui che si tocca la testa, spesso queste sofisticazioni possono essere con dei prodotti talmente nocivi da creare praticamente dei problemi notevoli, praticamente con disturbi. Qua banalmente questa ragazza, come conseguenza dell'aver bevuto, ha un mal di testa. Guardate, qui ci sono i carabinieri, c'è un settore
dei carabinieri che proprio cura il problema delle sofisticazioni. Ecco, per esempio, vedete, se uno si specializza sul mondo del vino, poi può andare anche a fare praticamente il carabiniere e andare praticamente a entrare nel mondo dei NAS, che è una categoria particolare dei carabinieri che curano per esempio il problema, ad esempio, delle sofisticazioni, in questo caso del vino. La sofisticazione esistono per tanti prodotti alimentari e non solo, ma nel caso specifico sul mondo del vino c'è un mondo incredibile dove per interessi economici si fa di tutto, purtroppo non tutto è corretto e onesto come si può pensare. Qualcuno di voi vuole scoprire il mondo dei lieviti, uscendo persino al di fuori anche del mondo del vino, quindi una cultura, conoscere questa famiglia dei saccaromiceti, di questi funghetti invisibili all'occhio umano. Queste, ragazzi, sono immagini, queste sono persino al microscopio elettronico a scansione, quindi sono immagini incredibili che non si fanno nemmeno con i microscopi ottici normali, si fanno con dei microscopi estremamente sofisticati e costosi che sono nel possesso soltanto del mondo della ricerca, nell'università, al Consiglio Nazionale di Ricerca e quant'altro. Ragazzi, c'è un mondo anche sui bicchieri. Ci sono tanti tipi di bicchieri per tanti tipi di vino. Qualcuno si vuole divertire un po' a studiarli, a vedere le forme, le caratteristiche, spesso ci sono anche le curiosità dietro. Guardate un po', qui ho riunito in questa immagine un elenco peraltro non completo, non esaustivo, quindi c'è l'imbarazzo della scelta in tal senso. Perché? E perché ci sono tanti vini per tante occasioni. E quindi bisogna avere, come dire, anche una cultura, perché si rischia, a maggior ragione che avete comprato un vino importante, non potete sbagliare, prende, perché rovinate anche quel pranzo. Qui banalmente vediamo le macro categorie, i vini rossi, i vini bianchi, i vini rosati, come nascono quest'ultimi, gli champagne, i vini spumanti, perché quelli si chiamano champagne, perché i nostri si chiamano vini spumanti. Poi c'è la categoria dei vini speciali, quelli che sono vini, come dire, speziati, combinati, prende. Quindi come vedete c'è tutto un mondo particolare. Qualcuno vuole fare una ricerca delle regioni del vino? Ci vogliamo limitare solo all'Italia? Ci vogliamo affacciare anche ad altre nazioni? Soprattutto la Francia. Francia ovviamente è quella che gareggia insieme all'Italia, anche se la maggiore produzione in assoluto ormai si è spostata in America, chiaramente. La California fa scuola in tal senso. Ma noi siamo i terzi a livello mondiale dopo appunto l'America, la Francia, e ci siamo noi gli italiani. Regione del vino, volete fare un'indagine di dettaglio, quindi volete fare una ricerca generalizzata, quali sono le regioni con le loro peculiarità, volete fare delle regioni mirate, che so io per esempio, i vini piemontesi rimane una delle regioni, il Piemonte è una delle regioni per eccellenza in Italia, c'è da sbizzarrirsi, guardate quanti nomi prestigiosissimi prende, leggiamo all'interno, tant'è che chiaramente è una regione ormai da riconoscimento UNESCO, dove chiaramente i vigneti sono anche delle immagini, potete fare anche una ricerca sui paesaggi con delle fotografie, sono stupendi, sono uno spettacolo, sono vigneti che si fanno ammirare anche per la loro bellezza. E chiaramente un vino non si mette in una bottiglia generica. Ogni vino ha ormai una sua, come dire, collocazione fisica all'interno praticamente di bottiglie ben precise che le identificano. Cioè quando noi vediamo una bottiglia di champagne troviamo quasi sempre una forma di questo tipo, difficilmente andiamo fuori dal seminato. Quindi ogni bottiglia è anche, come dire, il proprio contenitore, le proprie dimensioni, le proprie forme.
per esempio la bottiglia del Porto, del vino Porto è tutta particolare, che è un vino portoghese proprio della città di Porto per eccellenza chiaramente. Quindi sono tutte bottiglie miratissime. I tappi, parliamo di sughero, oggi la prevalenza sono tappi sintetici, sì, è ben chiaro. Ma si potrebbe fare anche una collezione, perché sui vini importanti il tappo è persino firmato, tra virgolette, come potete vedere da queste immagini. Vi assicuro, potete scrivere un capitolo enorme sul mondo dei tappi, c'è tutta una delle curiosità che ne hanno dell'incredibile. Gli strumenti del sommelier, ritorniamo a quel sommelier. Cioè, ci sono degli strumenti che al sommelier servono, ben precisi, ma nel momento in cui qualcuno di voi si vuole cimentare sul capitolo del sommelier, mi aspetto che mi descriva anche quali sono gli strumenti del sommelier, a maggior ragione. Attenzione, ci sono vini che rispondono a delle caratteristiche particolari. Vino biologico. Noi sappiamo che abbiamo tanti alimenti che portano l'etichetta del biologico, che è questo stemma prende con le stelle dell'Unione Europea. Ci sono vini anche biodinamici? Non vi dico nulla, fate una ricerca. Questo è lo stemma Demeter, che è proprio il marchio che identifica i vini biodinamici, che dovrebbero avere, come dire, delle caratteristiche biologiche ancora più spinte del biologico. E il vino novello cos'è? A sua volta non ve lo dico, alcune cose mi aspetto di ascoltarle da voi. I difetti del vino, ahimè, ci sono, caspita se non ci sono. E quindi conoscerli praticamente diventa importante. Ovviamente ormai c'è una tale cultura e un'attenzione che su queste cose chiaramente si cerca di non sbagliare. I tannini. Cosa sono i tannini? I tannini sono importantissimi, ragazzi. Danno quella personalità fondamentale ai vini. Pensate, quando abbiamo quei vini importanti che vanno in quelle botte di rovere. Perché è importante la botte di rovere? Una botte anche persino antica che viene di nuovo riutilizzata negli anni. Proprio perché c'è il tannino del legno del rovere, che pare che sia uno dei migliori in assoluto, che restituisce e aromatizza nel tempo, ma quando? Su un intervallo temporale lungo. Ecco perché ci sono vini che rimangono in quelle botte per anni e anni e si arricchiscono di tannini che diventano quel marchio di eccellenza particolare che uno auspica. Andiamo alla conclusione. Educazione al bere, un argomento serio. Vedete di parlarne col vostro insegnante, diventa importante fare un uso corretto del vino. Non vorrei minimamente pensare che qualcuno di voi faccia un uso improprio un giorno da adulti sull'uso del vino e quindi, come dire, arrivare ad ubriacarsi, che sono cose non solo disdicevole, ma che rischiano, come dire, di incidere sulla vostra salute. I paesaggi, ve l'avevo già accennato, i paesaggi del vino. Ci sono paesaggi che meritano di essere visti, sono di una bellezza infinita. Se andate in Piemonte, se andate in Toscana, se andate nel Veneto, fate un giro con i vostri genitori e guardate i paesaggi, i vinicoli, rimanete affascinate, sono di una bellezza incredibile, è uno dei paesaggi creati dall'uomo ma che meritano di essere ammirati, sono veramente belli. E non ultimo dico, tentate anche qualcosa da laboratorio. Io sono diventato nonno, ho un nipotino di a breve farà 2 anni, e la cosa simpaticissima che mi ha colpito dell'asilo, al pari di questa immagine, sotto il periodo della vendemmia, i ragazzini hanno portato i grappoli d'uva e hanno seguito questo laboratorio. È un qualcosa che va fatto per, intervenire in tal senso. Chiudo con quest'ultima slide. Chiedete ai vostri genitori di andare
a vedere un'azienda e scoprire questo mondo straordinario e avere delle risposte su molto di ciò che io vi ho annunziato. Quindi mi aspetto da tutti voi che riusciate a mettere a segno una passeggiata culturale in tal senso e quindi essere in grado, come dire, di apprezzare praticamente tutto ciò che vi ho raccontato in questa navigazione. Ho finito, vi comunico che il prossimo intervento, la professoressa Castro o il sottoscritto, dipende dagli impegni, vi accompagnerà su come costruire ad esempio un PowerPoint per tutti quelli che di voi che volete fare una videocomunicazione e essere voi docenti che ci illustrate, che ci presentate dei risultati in tal senso. Bene, io ho finito, vi ringrazio, spero che l'incontro sia stato proficuo. Io volevo salutarvi, ringraziare come sempre Vincenzo che ci spiega in modo così semplice e ci affascina. Mi ha ricordato la sua chiusa il fatto che ormai negli ultimi anni anche molti convegni di geologia mettono una sessione vino e geologia, perché non, il paesaggio del vino e i tipi di vino e quindi di uve che poi ci danno tutte queste varietà vengono anche dal tipo di rocce su cui si va a coltivare la vite. Quindi come vedete è un altro bel esempio di come tutto si integra quando noi parliamo di ambiente, di salute, di rispetto della terra, ma anche della nostra salute proprio in prima persona. Esatto. Ringraziamo anche Luca Gazzara che oggi ci ha aiutato. L'operatore. E ci vediamo mercoledì 25 con l'appuntamento con me del modulo con Iri, dove ci sarà anche una novità, perché inseriremo anche qualche informazione, visto che abbiamo acquisito quest'anno i partner che si occupano del CAI, della parte tecnologica che c'è dietro la mitigazione dei rischi, anche qualche informazione su come si vigila per suggerirci i giusti comportamenti, per esempio in caso di forti piogge, per prevenire tutti quelli che sono i problemi da esondazioni, eccetera. Quindi con questa novità io vi saluto, vi ringrazio per essere stati con noi, ci vediamo mercoledì. Grazie a Vincenzo, a Luca e a tutti. Grazie a tutti voi, buona giornata, buon proseguo. Buona giornata a tutti.